Allora, si parte dal fondo. Qui abbiamo praticamente la zona città. Questa è la casa della nonna Luigina e qui siamo al centro. È una zona molto protetta perché effettivamente voi potete pensare proviamo a fare una rapina, cerchiamo della criminalità e subito avrete Superman che interverrà e quindi bloccherà tutta la parte di criminalità dalla parte sinistra. Quindi non potete fare nulla. I re magi sono ben nascosti, che i re magi usciranno solo il 6, ma non sapevano dove andare, perché se noi li nascondiamo, la storia ci insegna che se la Luigina nasconde qualcosa, non lo trova più. Quindi i re magi stanno qua. Anche Gesù Bambino qui protetto dai re magi, così non lo perdiamo. Iniziando si ha poi un albero, ovviamente più da città, quindi non è verde, è costruito artificialmente, però dà serenità. Come è giusto che sia in qualsiasi mondo, esistono anche gli avvoltoi, esistono anche gli alberi un po' più scuri, devono esserci, perché uno non può solamente avere sorrisi felici. Ci vuole e bisogna trovargli il posto. Dopodiché abbiamo qua una guardia britannica, sempre a protezione di casa della nonna. Potete vedere che fa il cambio guardia ovviamente una volta ogni tot ore, però non abbiamo ancora ufficializzato quando. E un angioletto. Questa è tutta la zona che possiamo chiamare pre-fiume, ok? Qui abbiamo gli animali, ha iniziato a nevicare, questo qua purtroppo sta affogando, ma col tempo la neve verrà ovviamente portata nelle giuste zone. C'è un omettino che inizia a dare un senso camminando verso la zona di interesse, che è poi la capanna. Un gregge di pecore ci porta quindi al fiume. Il fiume è popolato di animali alquanto diversi fra loro. C'è il viandante, lui è la motivazione per cui non c'è il ponte. È chiaro che se uno volesse attraversare dovrebbe chiedere il suo aiuto in modo tale da passare da destra a sinistra di quello che è il nostro ruscello. Vi è un'aragosta di fianco a un coccodrillo che legge e che dorme. Quindi sono due azioni molto importanti, sia leggere che dormire. Finisce il ruscello con un paio di paperelle, un Pokémon, no, una foca è quella, e un'anatra azzurra, un cocco, anche questo mi sembra quello di un cartone animato. Visto che c'è molta acqua qui, è chiaro che la vegetazione gorga, quindi c'è sicuramente più vita da queste parti. Inizia la villeggiatura, quindi mentre qua era città, qui forse abbiamo più una zona di, non di ristoro, però più rustica, più aggressiva, più di campagna. Infatti ci sono casette più piccole, ci sono delle capanne riutilizzate, quindi quello che era in disuso nella zona poi delle vere capanne è stata comunque riutilizzata per non sprecare niente, per l'economia circolare. Qui ci sono molti lavoratori, abbiamo chi spacca, chi stira, chi taglia, chi lava, ovviamente vicino al ruscello. E nel frattempo va comunque sottolineato che tutti... Sì, ma quell'albero lì non si vede, è acceso però. Questo alberello non è acceso, sì. Questa sera lo spengo perché consuma. Sì, sì, perché non si vede. Stasera si vedrà ovviamente di più. Ah, perché forse ha più velocità. Proseguiamo quindi e alla fine abbiamo la zona lavoratrice della città, la zona dove le persone producono e creano valore, e la zona appunto di villeggiatura, di visita, dove si va a rendere omaggio, a rendere i doni poi alla capanna, quindi alla zona più importante, principale del nostro presepe. La capannina è pronta, ci sono l'asinello e il bue, che non so se sono un asinello e un bue. Là sopra c'è chi guarda. Qua? Qua ci sono la Luigina e il Siro che controllano, quindi sono uno un angelo custode, uno invece è una che controlla proprio con il dito veloce, che sa lei chi sgridare. Ma a ulteriore protezione della capanna ci sono l'asinello e il bue, ma abbiamo anche un leone, un ghepardo e un cowboy. Quindi nessuno si può avvicinare alla capanna. Questo è il nostro presepe. Siamo stati bravi. Siamo divertiti, gente, divertiti. Un bacione a tutti.